Buongiorno, ciao a tutti cari amici e cittadini di Senzano e soprattutto amici delle associazioni con i quali ci è capitato di collaborare, ma anche a tutti quelli che si stanno comunque dando da fare per cercare di superare questo periodo molto difficile. Come sapete tutti, le nostre associazioni, soprattutto quelle culturali, hanno avuto un periodo di stop, stanno avendo un periodo di stop, un periodo di blocco, per carità legittimo e necessario per il superamento di questa emergenza, ma diciamo che vedo che c'è molta voglia comunque di riorganizzarsi e di darsi da fare per riprendersi il più velocemente possibile. Cosa stiamo facendo noi? Noi come associazione Mozart, che ci occupiamo di musica, ci occupiamo di eventi culturali, ci occupiamo di didattica, la prima cosa che ci è venuta in mente appunto per cercare di stare vicino ai nostri associati è quella di continuare ad avere un rapporto con loro, e questo è stato possibile, è stato reso possibile anche grazie alla tecnologia. Siamo infatti dalla seconda settimana di stop, cioè dalla prima settimana di marzo, lavorando online con tutti i nostri allievi della Scuola di Musica del Garda, proponendo appunto lezioni sia singole che di gruppo. E devo dire che c'è un'ottima risposta, i ragazzi ma anche gli adulti stanno rispondendo a questo momento, che significa un po' anche un ritorno alla normalità, un ritorno a fare quelle cose che solitamente si faceva. E vedo che le cose stanno andando abbastanza bene, ecco, nonostante questa difficoltà, e ci stiamo un pochino riorganizzando, facendo una serie di proposte, cercando di ritrovarci anche con videoconferenze, facendo lezioni di storia della musica, lezioni di teorie musicali, collettive, addirittura abbiamo riunito anche la nostra orchestra giovanile, per cui ecco, si sta cercando di portarci avanti e di non fermarci di fronte a questa difficoltà. Noi ci auguriamo naturalmente che questa emergenza sanitaria termini il prima possibile, ma in attesa di questo innanzitutto voglio augurare a nome di tutta la nostra associazione che tutte le associazioni del nostro territorio si riprendano presto e ritornino con la solita energia che le contraddistingue qui in particolare a Desenzano con tante manifestazioni. E appunto un augurio a tutti veramente di fare della cultura e della bellezza che le associazioni culturali propongono un veicolo per la ripresa, per ritornare appunto a quella energia e quella voglia di vivere che è caratterizzata appunto, che caratterizza un po' le nostre associazioni all'interno del nostro territorio. Quindi un grosso saluto e un in bocca al lupo a tutti.